Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese. San Vincenzo, vero salume di Calabria. Ciao tesoro, come andate il lavoro a Roma? Giornata lunga, non vedo l'ora che sia il mio compleanno. Ho già preso un regalo che ti piacerà. Hai preso qualcosa per la casa? Non sarà mica l'anello per la proposta che sto ancora aspettando? Luca? Luca, scherzo, una collana sarebbe perfetta. scintilleshop.com, il portale online di Scintille Montesanto dedicato alla vendita di preziosi in assoluta sicurezza. scintilleshop.com. Da oggi il web fa scintille. CCR Energia è il fornitore di luce e gas che ti ascolta con attenzione e sa offrirti soluzioni trasparenti e vantaggiose. Vieni nei nostri uffici in via Trieste a Rende o contattaci allo 0984 330 11. Chi dice che non puoi essere te stesso e seguire il tuo ritmo? Chi dice che non puoi andare oltre le aspettative? Con Travel Assist Digital Cockpit e Fari LED Matrix, questa è l'estate di Nuova Polo. Who says you can't? A luglio, con oltre 3.000 euro di vantaggi summer e tasso promozionale. Scoprila da 149 euro al mese, TAN 5,99, TAG 7,39. Volkswagen. Sicoli. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con In Viaggio con i Lupi. Oggi vi racconteremo ancora, insomma, il ritiro dei rossoblù in terra umbra. Intanto vi vado a presentare gli ospiti che commenteranno con me ovviamente la partita che si è disputata ieri, che abbiamo trasmesso in onda alle 21 sulla nostra emittente. Siete stati tantissimi a vedere la gara. Buon pomeriggio e ben ritrovato a mister Andrea Spinelli. Grazie per essere con noi, mister. Allora, un ben ritrovato anche a mister Luigi Carnevale, che in quest'ultimo periodo, mister, stai collaborando con la SD Praia, insomma, stai lavorando con loro, stai dando una mano, ecco. Grazie per l'invito, sì, proprio così. Tanti appuntamenti in questa estate che riguarda il calcio proprio sul Tirreno Cosentino. Tanti, tanti appuntamenti, tanta volontà di fare calcio, ecco, perché c'è la voglia di fare qualcosa di buono, soprattutto per i giovani. E quindi queste società meritano l'appoggio di tutti noi e di tutto, addirittura l'Alto Tirreno Cosentino. Quindi ci crediamo nel progetto, stiamo mettendo le basi, vedremo un po' da qui a un po' di mesi cosa ne verrà fuori. Parleremo tra pochissimo anche di questo. Intanto io vedo collegato l'amico e collega Paolo Talarico, che si trova anche oggi ad Assisi. Come possiamo dire, Paolo, è il terzo giorno, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, il quarto giorno. Avevo perso un attimino il conteggio delle giornate dei For ad Assisi. Cosa ci racconti? Vediamo alle tue spalle un bellissimo scenario. Sì, buon pomeriggio Anna, un saluto a te e ai tuoi ospiti. Siamo ancora ad Assisi, quarto giorno, mentre ormai il Cosenza è in doppia cifra, e ti racconto di un Cosenza che continua il suo lavoro e continua in maniera con grande intensità. Perché dico questo? Perché nonostante ieri si sia giocata l'amichevole, oggi doppia seduta. E quindi, insomma, vuol dire che Caserta sta proprio puntando forte sulla preparazione. Caserta, che poi più avanti sentiremo, parleremo dell'amichevole, ed è un Caserta appunto che
un po' preoccupato per le condizioni di Venturi, cercheremo anche di avere notizie in tal senso, e soddisfatto per come il Cosenza ieri si è comportato in campo, per l'impegno. Ovviamente non si può dire che questo è il Cosenza, perché ovviamente c'è molto da lavorare, la condizione fisica non può essere quella ideale, e ci sono anche, possiamo dire, le gambe un po' inceppate, perché è normale, dopo tutti questi giorni, tutti questi carichi di allenamento, è ovvio che insomma, i tecnici che sono lì in studio lo sapranno meglio di me, le gambe non girano come dovrebbero, però è un Cosenza che già inizia per certi versi a somigliare a quello che vuole mister Caserta. Quindi un Cosenza già diciamo pronto per la prima sfida, di cui ieri non abbiamo potuto parlare perché insomma appena terminata la trasmissione mister Spinelli è uscito questo primo calendario che riguarda la Coppa Italia, con il Cosenza che sarà di scena a Sassuolo, quindi insomma un primo test probante che si giocherà il 13 di agosto in attesa di quello che accadrà, ovviamente per quanto riguarda anche la Regina, questi ricorsi al TAR anche da parte dell'Ecco, ne parleremo anche dopo di tutto questo, e quindi con un campionato che potrebbe comunque slittare a settembre. Dobbiamo capire in pratica che cosa accadrà. Intanto c'è questa sfida, a parte quella di domani con il Gubbio, che ancora dobbiamo capire se si giocherà a porte chiuse per volere della società proprio locale, però in pratica c'è questa cosa qui che riguarda la Coppa Italia con il Sassuolo, quindi bisogna allestire un organico di tutto rispetto, anche se vabbè, è una squadra importante il Sassuolo. Sicuramente al di là, ecco, della partita di Coppa, è sempre una squadra di Serie A che comunque sta ben figurando da questo punto di vista. È normale che magari il mister con il materiale che ha a suo cospetto, è normale che in questo momento sta cercando di forzare, sta cercando di capire chi potrebbe far a caso suo, chi potrebbe mantenere nella rosa, perché si fanno tantissimi nomi, quindi da questo punto di vista ancora mi sembra che sia un organico incompleto e che quindi giustamente con il materiale che ha sta cercando di forzare al massimo quello che potrebbe essere proprio l'aspetto del ritiro. E attraverso magari, ecco, queste amichevoli, attraverso queste partite, giusto un modo per arrivare alla gara di Coppa, sta cercando di capire chi potrebbe fare a caso suo, quindi è normale che, ecco, il lavoro settimanale che lui sta cercando di fare, con sicuramente dei cicli importanti e dei carichi importanti, porterà sicuramente a qualcosa di positivo, ecco. A proposito di lavori, a mister Carnevale invece volevo chiedere, insomma, questa preparazione pre-campionato potrebbe, ovviamente in vista di questo fatto che potrebbe slittare il campionato, potrebbe comunque venire effettuata in maniera, diciamo, più tranquilla se i tempi si allungano, oppure comunque bisogna in queste 2-3 settimane cercare in tutti i modi di prepararsi al meglio, visto che tu tante volte insomma hai lavorato. Sì, è capitato, però ogni allenatore, ogni staff parte con l'idea di disputare la prima gara che sia amichevole o di campionato o di coppa nelle migliori condizioni. Quando ci sono questi eventuali ritardi non favorisce nessuna. Non c'è nessuna squadra che sia favorita da un eventuale slittamento del campionato. La cosa bella è in questa prima fase di campionato leggere le prime gare ufficiali. Cioè, noi parliamo del Cosenza giorno 13, ma già cominciare a vedere una gara di turno preliminare di Coppa Italia, quale il 5 del Catanzaro con il Foggia. Foggia, squadra che ancora non è neanche partita in ritiro, per dire le problematiche del calcio italiano. Ma forse perché ancora attende qualche novità. C'è qualche verdetto, ma come parlare della Regina? Certo. È ingommiabile il lavoro di quei ragazzi che comunque hanno delle pretese, hanno voglia di andare a giocare, di trasferirsi eventualmente la Regina non dovesse mantenere la categoria, non dovesse essere ripescata, rimessa nel girone di Serie B. Ecco perché calcio, come diciamo, neanche calcio d'agosto, perché siamo ancora a luglio, quindi ancora lontano dal calcio vero, però l'ufficialità della Coppa Italia. Questo ritiro, ho sentito le parole di mister Caserta, che diceva il gruppo lavora e lavora con intensità. Generalmente si fanno due amichevoli, parliamo di Serie B, di Serie A, una dietro l'altra, proprio per tastare il numero alto di giocatori disponibili, avendo un numero magari ristretto, perché tanti sono i giovani aggregati ad ora con la prima squadra, hanno preferito dare un giorno in più
per ricaricare le pile, per lavorare su quello che non è andato, perché diceva che qualcosina non è andata, e presentarsi domani al meglio, anche perché incontrano un ex quale Mr. Braglia. E allora le aspettative sono alte, soprattutto se dovessero dare la possibilità di farlo con l'ingresso aperto al pubblico. Ecco perché. Vedremo che succede, ma gli allenatori hanno il polso della situazione e ho visto abbastanza soddisfatto Mister Caserta. E a proposito di questa, tu mi hai dato l'assist proprio per lanciare l'intervista di Mister Caserta che ha realizzato proprio il nostro Paolo Talarico subito dopo questa amichevole vinta 1-0, lo ricordiamo, dal Cosenza sul campo di Bastia Umbra contro l'Arezzo. Il gol è di Martino. Andiamolo a sentire proprio Mister Caserta. Mister, innanzitutto cosa le è piaciuto di questa gara e cosa le è piaciuto un po' meno? Sicuramente mi è piaciuto moltissimo l'impegno da parte di tutti i ragazzi, perché non era facile dopo tanti giorni di carichi di lavoro, quindi l'impegno da parte di tutti i ragazzi è la cosa che mi è piaciuto. Ci sono state cose che non mi sono piaciute, ma è anche normale, meglio adesso così. Cerchiamo di lavorare sulle cose che non sono andate bene oggi, però ripeto, è anche normale dopo pochi giorni di lavoro. E le condizioni anche di Venturi, che l'abbiamo visto uscire acciaccato? Bisogna valutare bene, perché ha avuto un problema alla spalla. Valutiamo domani, vediamo come sta. Speriamo niente di grave. Ecco, quanto c'è in questo momento di Caserta, di quello che vuole Caserta alla squadra, nei limiti del possibile ovviamente, considerando quello che sono insomma 10 giorni di ritiro? Ma la cosa che, come ho detto prima, che mi è piaciuta è la voglia di lavorare, la voglia di migliorare. Quindi questo è quello che chiedo io. Poi dal punto di vista tecnico-tattico sicuramente bisogna dare del tempo ai ragazzi per capire quello che chiedo, ma solo il lavoro durante le giornate, durante le partite soprattutto, perché alla fine quello che ti migliora dal punto di vista tecnico-tattico e anche dal punto di vista della condizione fisica è sicuramente la partita. Quindi ancora c'è tanto da lavorare, però ripeto, è anche normale in questo momento. Ecco, fra 2 giorni c'è questo allenamento congiunto con il Gubbio e ovviamente bisogna recuperare anche condizione, e non è semplice in casi come questi. E cosa vuole vedere Caserta, cosa chiederà ai ragazzi in questi 2 giorni? Ma innanzitutto domani abbiamo caricato tantissimi ragazzi in questi giorni, perché quando non giochi cerchi di arrivare al ritmo gara attraverso l'allenamento. Domani sicuramente cercherò di scaricare un po' e di arrivare in modo più brillante possibile la partita col Gubbio, che è un'amichevole, però è sempre una partita. Per me le partite anche amichevoli sono partite che contano, perché cresce l'autostima, cresce la voglia di migliorare, e quindi domani cercherò di fare un allenamento non caricando più di tanti ragazzi, e poi cercheremo di fare una partita col Gubbio. Quello che voglio vedere è dal punto di vista fisico sicuramente un miglioramento, e anche dal punto di vista tecnico-tattico. Certamente si migliora giorno dopo giorno. Ieri D'Urso ha detto, con Caserta, un tecnico ovviamente che sta lavorando bene, e ha detto anche ci divertiremo. Ci divertiremo, noi sicuramente dobbiamo fare il massimo e dobbiamo lottare partita dopo partita. Sappiamo che il campionato di Serie B è difficile, l'abbiamo visto, quindi dobbiamo farci trovare sicuramente pronti, perché sarà un anno difficile. Non bisogna cullarsi perché magari vediamo qualche giocatore che arriva anche importante, al di là di quelli che stanno già in rosa, che sono giocatori importanti. Dobbiamo pensare a lavorare e poi cercare di ti diverti solo se vinci e se fai punti prima possibile per arrivare all'obiettivo nostro, che è la salvezza. Il mercato aperto dà fastidio, le voci danno fastidio? Ma io penso a lavorare sul campo, questo è un problema più del direttore e del presidente. Io mi limito a lavorare sul campo, è quello che mi piace fare. Poi è normale, in questo momento non è facile, perché sia in entrata che in uscita i giocatori pensano sempre al mercato. Sono stato calciatore e so che non è facile lavorare in questi momenti, però questo fa parte del calcio, quindi noi dobbiamo pensare al massimo, pensare al campo e il meno possibile al mercato. Allora, ha detto il mister, ti diverti solo se vinci. Purtroppo si sa
È così. I tecnici e gli ambienti sono legati purtroppo anche ai risultati. Se giochi bene e non ottieni nulla, alla fine sei sempre criticato, quindi da questo punto di vista ha perfettamente ragione, anche se sta dicendo che comunque è una squadra che sta lavorando con ritmi abbastanza alti e sta cercando, ripeto, di capire quello che giustamente ha in mano e ahimè è normale che il mercato aperto porta qualche distrazione, soprattutto con qualcuno che vorrebbe andare via e che momentaneamente in discussione è qualcuno che deve entrare, però come ha detto anche lui fa parte del calcio, fa parte magari fuori dal rettangolo di gioco, loro devono pensare ad allenarsi, loro devono pensare a fare del loro meglio con il materiale che hanno e poi se arriva qualcuno bene, se no altrimenti si devono preparare per quello che ha, anche perché siamo alle porte e quindi è giusto che il materiale disponibile lo metta in campo nel miglior dei modi. E poi c'è il ritorno di Tutino, Mister Carnevale, che è una chicca che è piaciuta ai tifosi, anche, è piaciuto un po' meno la campagna abbonamenti, poi questo ne parleremo perché sono tanti i messaggi che ho lasciato in sospeso che sono arrivati anche ieri, però il ritorno di Tutino serviva un bomber lì davanti, allora un primo tassello è stato messo al posto giusto. Serviva un bomber, ma serviva pure un nome che potesse dare nuovamente linfa, entusiasmo, garanzia. Garanzia alla piazza. Ecco perché è andato via, è sempre stato osannato, acclamato da tutti. Il fatto che sia ritornato fa ben sperare. È normale che magari il tifoso nostro, il cosentito, ma tutti i tifosi, non si accontentano perché dice sì, è una delle ciliegine, ne vorrebbero la seconda, la terza, ed è normale. Poi invece ero proprio curioso di sapere che cosa ne viene fuori della campagna abbonamenti, perché io ho un mio di pensiero, nel senso sì, vorrei comprendere un po' il tifoso cosa ne pensa. È un po' diviso il tifoso. È un po' diviso, allora comprendere questo, però penso Tutino, il fatto stesso nelle parole di Caserta, come diceva il mister, il fatto di vincere anche le amichevoli, vincere ti aiuta a stare bene, a combattere l'ambiente, a lavorare ancora meglio, il fatto che abbiano già una grossa parte di intelaiatura dello scorso anno, ha segnato ieri Martino, ma ha giocato, è capitato anche volte, come quarto di sinistra e non di destra, ha fatto gol da quella posizione, ha giocato con un modulo, un 4-2-3-1, che lo porta ad attaccare, a farti divertire, ad andare in avanti, naturalmente parliamo di calcio d'agosto, con certo, una categoria inferiore, però è un calcio che a vederlo ad oggi ti fa divertire, poi quando subentreranno i meccanismi, quello che chiede l'allenatore, ma ci vuole ancora un po', noi parleremo tra 40-50 giorni, proprio per dare un tempo indicativo, e allora là ci potremmo divertire. Se riesce ad arrivare anche il giocatore di qualità e riuscire a sistemare, si sanno i nomi, sono pubblici, quello che non è contento, perché più tempo, ci vorrà più tempo per sistemare il ragazzo, non c'è l'esigenza di far partire ora il ragazzo aggregato, ma magari un grande che ti subentra, che ti arriva di qualità, e quello che parte, che non è contento di rimanere nella piazza, comunque ha poco spazio, ti aiuta solamente a far crescere il livello umorale della squadra. Io vorrei tornare da Paolo perché volevo capire da lui, insomma, questa questione che riguarda qualcuno che era sugli spalti ieri, c'era una curiosità che ha anticipato anche Paolo nel corso del telegiornale, perché insomma c'era una cosa, una chicca di calciomercato, possiamo definirla così, qualcuno che ha assistito alla gara, raccontacelo tu, non voglio anticipare nulla. Sì, avevamo promesso un'indiscrezione di calciomercato, perché ieri in tribuna c'era Marras. E allora, siccome 2 più 2 fa sempre 4, io due calcoli, insomma, li ho fatti pure io, se Marras parte da casa sua per vedere questa partita, evidentemente Marras è molto vicino al Cosenza. C'è un'ulteriore indiscrezione che mi è stata raccontata, non ero presente io, mi è stata raccontata da alcuni tifosi, perché ieri c'erano anche diversi tifosi del Cosenza presenti anche in tribuna, e c'era il direttore sportivo Gemmi. E questi tifosi hanno visto Marras, si sono avvicinati a Gemmi e hanno detto: allora ha firmato Marras, ci siamo? Lui ha detto: stiamo lavorando, aspettiamo un paio di giorni. E quindi ovviamente sono parole dette così che mi sono state riferite, però la presenza di Marras, queste parole, insomma, possono essere un'indiscrezione di mercato importante.
Ah, volevo aggiungere un'altra cosa, non sul Cosenza ma sulla Regina, perché mi giunge notizia proprio in questi ultimi minuti che l'udienza al TAR della Regina, che era prevista in un primo momento per il 2 d'agosto, poi è stata spostata all'11 di agosto, questa mattina c'è stata un'udienza telematica con la Regina che ha rinunciato di fatto alla sospensiva, e questo ha permesso di anticipare ancora una volta l'udienza che si svolgerà, come previsto in un primo momento, il 2 di agosto. A discutere della vicenda Lecco-Regina, perché era stata posticipata, sì, questo è vero, all'11 di agosto, con questa riunione che diceva Paolo, telematica, quindi i tempi tornano, diciamo, quelli precedenti, cioè riprevisti il 2 agosto prossimo. In più, Paolo, ti volevo dire, perché ieri un nostro carissimo amico Salvatore, che ci segue, lo salutiamo, ci aveva dato una chicca, purtroppo io tutti i messaggi ieri non sono riuscita a leggerli, perché l'arbitro della partita che si è giocata appunto ieri pomeriggio con l'Arezzo era un romano, ma calabrese d'adozione, figlio di un caro amico appunto di Salvatore, che da anni viene con la famiglia in vacanza sul Tirreno Cosentino. Quindi anche qui c'era un po' di calabresità in questa sfida che ha riguardato proprio la gara tra il Cosenza e l'Arezzo. Sul fatto della Regina, un nostro telespettatore ci ha scritto: ho seguito ieri la sentenza della Regina, il 2 agosto è stata anticipata, e questo l'abbiamo appena detto proprio con Paolo. Dimmi, volevi aggiungere qualcosa, Paolo? Ecco, sulla calabresità volevo aggiungere qualcosa. Sì. Noi, il nostro Enzo Leonetti, che non si fa sfuggire nulla, abbiamo visto ieri la rovesciata di Alessandro Lai, del portiere, sì, una rovesciata meravigliosa, che Enzo Leonetti prontamente, sembra un pistolero di quelli western, pronto sempre con la telecamera. Questa volta la sua telecamera, se Luca Chito, che è in regia, ce lo mostra, e la sua telecamera cosa ha beccato? Ha beccato all'interno di un hotel di Assisi la bandiera, una bandiera del Cosenza. Quindi vuol dire, non so, che se io ripeto, sì, la stiamo vedendo in questo momento. Riusciamo a vederla? Sì, la stiamo vedendo, ecco, in questo momento. Ecco, Paolo. Perfetto. Sì, perché questo erano che cosa vuol dire? Cosenza presenti. Perché anche lì ad Assisi in tanti si stanno, ecco, come dire. Vuol dire che molti tifosi del Cosenza. Sì. Vai tu Paolo, vai, non voglio toglierti la parola. Molti tifosi del Cosenza, diceva, hanno deciso di spostarsi qui in Umbria per la doppia amichevole Arezzo-Gubbio. Adesso lo spostamento ha un po' cambiato i programmi di qualcuno, alcuni anche delusi dal fatto che si possa giocare a porte chiuse per volere del Gubbio, l'abbiamo detto, questo non c'entra niente il Cosenza, però insomma si fa del turismo per certi versi, si vedono luoghi meravigliosi come questi, ma si vuole sempre seguire la propria squadra del cuore. Allora, oggi ti vedo che sei un po' in ombra, nel senso che hai scelto un posto più all'ombra, visto che il sole lì in Umbria non vi lascia. Spero che almeno, così come in Calabria, le temperature si siano un attimino abbassate di qualche grado. Com'è la temperatura lì da quelle parti negli ultimi giorni, ecco, tra ieri e oggi, nelle ultime 24 ore? Allora, la temperatura qui in Umbria è scesa come un po' in tutta Italia, almeno da quello che si legge. E io sono sempre al sole, mi sono abbronzato, se proprio ci tenete tanto. Tra l'altro siamo all'interno di una struttura, l'hotel La Terrazza, e fra poco so che vi mostreremo qualcosa. Tra l'altro qui non la vedete voi, ma c'è una piscina meravigliosa che di fatto, ecco, diciamo che incita a tuffarsi, ma lasciamo stare queste. Però la temperatura è più fresca e sicuramente ci si può allenare meglio. Ieri sera, diciamo che la temperatura era intorno ai 27-28 gradi nel momento in cui le due squadre sono scese in campo. Ieri sera diciamo, era abbastanza fresca, quindi un po' spartita buono. E, perdonami, l'unica cosa, tranne il gabbiotto dove eravamo noi, là c'erano i 50 gradi perché c'era un effetto serra che si era creato, perché il sole arrivava, insomma, diciamo che non era comodissima. E diciamo anche che hai avuto molta difficoltà a realizzare la telecronaca, perché avevi la distinta per quanto riguarda il Cosenza, ma quella dell'Arezzo, lo diciamo ai nostri telespettatori, purtroppo insomma erano alcune cose scritte anche a penna, quindi Paolo ha avuto molta difficoltà. Comunque, nonostante la sua bravura, è riuscito ad effettuare
effettuare la telecronaca di questa sfida. Mister, ti do fra pochissimo la parola, perché ci sono tante domande che stanno arrivando, anche chiedono qualcosa anche a te, perché ci dobbiamo purtroppo fermare, è tassativa la pubblicità, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese. San Vincenzo, vero salume di Calabria. scintilleshop.com, il portale online di Scintille Montesanto dedicato alla vendita di preziosi in assoluta sicurezza. CCR Energia è il fornitore di luce e gas che ti ascolta con attenzione e sa offrirti soluzioni trasparenti e vantaggiose. Questa è l'estate di Nuova Polo. Who's Easy Kent? Scoprila da 149 euro al mese, dan 5,99, tag 7,39. Volkswagen. Sicoli. Seconda parte di In viaggio con i lupi. Allora, mister Spinelli, una domanda subito per te, perché un nostro telespettatore dice: una domanda per il bravo Spinelli. Lei vedrebbe bene Borrelli o un altro tra Marras e Improta? Chi sceglierebbe? Ma ne discutevamo poco fa con il mister. È normale che nel momento in cui tu alzi la qualità del gruppo giocatori importanti, questi ragazzi che comunque anche dandoli in prestito hanno fatto bene, sicuramente da questo punto di vista non potrebbe che fare ancora meglio, perché alzando la qualità è normale che anche chi è dentro il gruppo automaticamente si sente anche coinvolto e si sente partecipe da questo punto di vista. Quindi sicuramente un ragazzo importante, un ragazzo valido, un ragazzo che potrebbe fare un'alternativa buona a supporto di una prima punta, perché al di là di tutto io penso che ancora questa squadra abbia bisogno di 4-5 interventi importanti se si vuole alzare di più l'asticella, come fra virgolette ha detto anche il nostro presidente. Stiamo vedendo mentre parli, mister, ti interrompo solo un attimo perché ci sono le immagini proprio di questa sfida, questa amichevole fra l'Arezzo e il Cosenza che si è giocata ieri pomeriggio. Stavi dicendo... Volevo dire che in riferimento anche a quello che si diceva prima, lo ha detto anche mister Caserta, ha trovato un ambiente caldo, un ambiente bello lì ad Assisi in ritiro, quindi da questo punto di vista... l'amalgamarsi di tutte queste cose fortifica il gruppo, lo rende ancora più partecipe, quindi sentirsi vicino la continuità dei tifosi, sentirsi vicino un ambiente sano, sicuramente aiuta molto di più questi ragazzi in un lavoro splendido e cercare di sopperire a quelle fatiche che in ritiro è normale, ci stanno ed è giusto che sia così. Quindi da questo punto di vista questo calore che si è creato attorno a questa squadra non fa altro che aiutare chi ci sta dentro in un lavoro fantastico. A mister Carnevale invece volevo chiedere, intanto Antonio da Guardia ci dice che bisogna rimpiazzare degnamente Brescianini, che è fondamentale, la prossima cosa da fare, per il resto c'è tempo. In più volevo dirti mister, ma il fatto di esserci Marras a guardare l'amichevole vuol dire che questo calciatore non è in ritiro con nessuna squadra, quindi magari sta aspettando proprio la chiamata del Cosenza. Mentre il cronista al quale facciamo i complimenti, Paolo, era sotto il sole, ha detto 2 più 2 fa 4, io la faccio più semplice, 1 più 1 fa 2, perché comunque la squadra sapeva che Marras sarebbe andato a trovarle in ritiro, sarebbe andato ad assistere alla gara lì e quindi fa piacere. Che abbia poi discusso o non discusso con Gemmi, lo sapremo poi, quando qualcosa... avverrà, qualche ufficialità ci sarà. Se ci sarà qualcosa di ufficiale. Però io dico, la forza proprio di quest'anno del Cosenza, a differenza degli anni passati, è il fatto di aver costruito un'ossatura già forte, cioè nel senso già loro è un gruppo rodato dallo scorso anno. Quindi adesso devono cercare solo gli elementi per il quale veramente manca l'elemento. Ad esempio, facendo in maniera l'analisi della gara dei primi minuti, magari un centravanti un po' più fisico, ecco perché magari è venuto fuori il nome di un ragazzo che già
stato a Cosenza per un breve periodo, quale Borrelli potrebbe far comodo. Quindi abbandonare magari la pista di qualcuno un po' più in là con l'età, che magari ha grossissime pretese e non tutta questa voglia, o meglio, tra virgolette, da pesare quanto possa dare al gruppo. Però è naturalmente una squadra che, come diceva il mister Spinelli, necessita comunque almeno di 3 o 4 interventi ancora. Sì. Però con la massima calma, anche perché a mister Caserta l'ha detto e l'ha ribadito. A me interessa vedere in mezzo al campo quello che fanno. Tutto il resto, mercato o non mercato, è opera del direttore. Non ti ho risposto forse alla domanda, o c'era qualche domanda precisa che mi avevi fatto del tifoso? No. No, il tifoso no, chiedeva soltanto di rimpiazzare, non era una domanda, era più che altro un'affermazione quella di rimpiazzare Brescianini, perché è stato fondamentale. Lì in mezzo al campo forse qualcosina, è un primo tassello che va sistemato, che va preso il giocatore giusto al posto giusto, lì manca qualcosina forse. Allora, c'è un messaggio di un nostro telespettatore, lo ringrazio perché ogni giorno ci manda la foto di una sorta di lupo, mi ricordo che è stata anche mascotte del Cosenza Calcio, e dice: ciao Anna, saluti agli ospiti, l'organico deve essere assolutamente completato prima di ogni impegno ufficiale, un centrale al posto di Vaisanen, un altro centrocampista centrale di qualità più il pacchetto degli esterni, e poi benvenga una punta centrale forte come ciliegina sulla torta, ma non ci dobbiamo cullare sul fatto che l'inizio del campionato possa saltare, quindi bisogna agire nel più breve tempo possibile. Io non so se abbiamo già in collegamento via Skype per parlare anche di calciomercato, lo vedo, eccolo, il nostro amico e collega Attilio Malena. Buon pomeriggio Attilio, oggi siamo riusciti a collegarci con te perché l'altro giorno abbiamo avuto un po' di problemi di linea, però insomma raccontaci tu quali sono le ultime dal calciomercato. C'è qualcuno che mi dice: è possibile un ritorno di Casasola che è svincolato? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, un saluto agli amici da casa e agli ospiti studio. Le linee purtroppo fanno brutti scherzi, soprattutto quando poi ci sono incendi e il caldo bestiale, che ci auguriamo tutti di esserci messi alle spalle. Sul mercato, il mercato del Cosenza non vive nessuna fase di stallo, vive una fase bella fluida, con obiettivi ben precisi in testa al direttore sportivo Roberto Gelli, con la caccia sugli attaccanti, uno più giovane individuato in Crespi e per il quale si continua a lavorare con grande ottimismo, e un attaccante più esperto che conosca il campionato di Serie B, in grado di poter garantire quella famosa doppia cifra che troppe volte è mancato a Cosenza, perché lo scorso anno i Lupi, allora guidati da William Viali, avevano un reparto difensivo straordinario, ma molto spesso in un attacco asfittico, ed è per questo che i nomi di Donnarumma, di Carmine sono tutti stati sondati. Di Carmine è arrivato un brutto dopo qualcosa che non è andato in porto, e dall'altra parte c'è un Donnarumma che resta un'idea, attendendo anche eventuali occasioni di calciomercato. Sull'esterno c'è l'accordo totale con Improta, ma manca l'accordo con il Benevento, per cui si continua a lavorare per Marras dai famosi spiragli a qualcosa in più, e inevitabilmente la vita è un chiaro indizio di come le cose possano cambiare, perché il mercato va così. Il mercato, quando c'è una certezza, un mese dopo tutto può diventare il contrario. Per Marras sta accadendo proprio questo: un centrocampista che possa andare a sostituire Brescianini, soprattutto come caratteristico, però un centrocampista di piede sinistro in questo contesto i nomi di Pinato e il nome di Acampora non vanno esclusi a prescindere. L'ascoltatore chiedeva di Thiago Casasola. In realtà il Cosenza cercherebbe un terzino di sinistra e non un terzino di destra, però vedremo, anche perché non è esclusa una cessione sulla linea di destra in quel caso. Come difensore centrale si tiene sempre d'occhio il profilo di Camporese, ma lì il discorso si prolungherà per via dell'attesa del 2 agosto, quando la regina conoscerà il suo futuro. Ma lì il Cosenza, almeno in quella zona di campo, non ha particolare fretta. Attilio, volevo chiederti, perché anche nei giorni scorsi qualche nostro telespettatore, è proprio accantonata la pista che porta alla Mantia? Tu che cosa ne pensi? Che cosa sai? No, non è accantonata, dipende dalla formula, onestamente, che la SPAL poi deciderà di andare ad accettare o meno. La SPAL, qualora aprisse un prestito con diritto di riscatto, la Mantia potrebbe diventare il nuovo attaccante del Cosenza. Però spesso si commettono degli errori, ovvero quello di correre troppo. Il mercato è complicato, il mercato è sempre più difficile, anche per via di tutti i ricorsi
come non mai in quest'estate, tante società sono ancora paralizzate, il loro mercato non è ancora partito e questo scatena una sorta di effetto domino che non scatta in realtà, per cui Andrea Lamantia è sul mercato, il Cosenza è forte su Andrea Lamantia, resta un'idea concreta, non è assolutamente tramontata. Alle condizioni del Cosenza il profilo di Lamantia può essere ancora il profilo giusto. Allora, Attilio... Ciao Attilio. Io penso che il Cosenza più che Lamantia abbia bisogno di una prima punta, perché se si tratta Marras in prota e come vuole giocare il tecnico, almeno in queste prime battute, 4-2-3-1, e ha bisogno di brevilini, ha bisogno di rapidità, ha bisogno di gente che entra dentro, sicuramente da un punto di vista fisico Lamantia ci può dare tanto, però in questo momento io penso che il Cosenza abbia bisogno più di una punta d'area di rigore che garantisca all'intero pacchetto d'attacco i 35-40 gol che servono poi per darti quella spinta per cercare di alzare un pochino l'asticella. Allora, io torno subito da Attilio perché volevo far vedere questa chicca che diceva Paolo, di cui parlava Paolo prima, che riguarda appunto questo albergo dove si trovano insieme al nostro Enzo Leonetti. Ci vuole raccontare una cosa che riguarda il calciomercato, ma non del Cosenza, il calciomercato anche di Serie A all'epoca di Baggio. Andiamolo ad ascoltare insieme. Siamo all'interno dell'hotel La Terrazza, un albergo di Assisi, tra l'altro poco lontano, anzi abbastanza vicino al ritiro del Cosenza, ma in questo momento non parliamo di Cosenza, parliamo di calcio e parleremo adesso, come promesso anche nei giorni scorsi, di un personaggio famosissimo nel calcio mondiale, ovvero Roberto Baggio. Perché il nostro Enzo Donetti ci segue? Perché ci spostiamo all'interno di questa bellissima struttura, tra l'altro, e ci sta aspettando il direttore Antonello Pianpiano. Allora, direttore, grazie per l'ospitalità innanzitutto, e ci stiamo spostando su un divanetto famoso. Perché? Tanto io mi accomodo anch'io. E grazie per l'ospitalità innanzitutto, come ho già detto, perché questo albergo è stato la sede del ritiro della Fiorentina nel 1990, anno 89-90, stagione calcistica. Perché? Perché la Fiorentina non giocava al Franchi, c'era Italia 90, quindi c'erano lavori di ristrutturazione e molte partite, quasi tutte, sono state giocate al Curi di Perugia, e questa era la sede del ritiro. Quindi qua adesso ci siamo noi. C'era un tempo un tale Roberto Baggio, c'era Dunga, l'attuale allenatore del Milan Stefano Pioli, Landucci, secondo di Allegri, tanti altri giocatori, Dertisia li raccontavamo l'altra sera, però questo divanetto a un certo punto, questo angolo è famoso perché? Sì, questo, ecco, questo albergo nei fine anni 80, anni 90, come dicevi, è stato... Abbiamo fatto, ecco, una piccola breve storia, abbiamo fatto un'apertura anticipata per poter ospitare la Fiorentina in ritiro. Per noi è stata una cosa di grande lustro, nello stesso tempo di grande immagine, anche perché ospitare una squadra professionista, per di più carica di talenti, uno di questi Roberto Baggio, Dunga, per noi è stata veramente una partenza sprint per il rilancio della nostra struttura. Qui nell'albergo, sia nei prepartita che sia fuori, si risperava che calcio, tifosi della Fiorentina da tutte le parti, e per di più era il periodo della contestazione per quanto riguarda la società, in primis il Conte Pontello, e qui avevamo sempre i tifosi che contestavano la cessione l'ipotetica cessione di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus. Non vi dico, per tutto il ritiro, per tutto il periodo, sia le notti che di giorno, era sempre vigile delle pattuglie, dei polizia, carabinieri, proprio per evitare magari dei disordini, queste cose così. Il tutto qui si è concluso, ecco, proprio in questo divanetto, come diceva, sicuramente arredato diversamente, e mi ricordo una cosa tipica, e fu scelto proprio anche per questo, ecco, perché qui dietro alle mie spalle c'era un quadro di San Francesco, c'era il famoso cantico delle creature, dove San Francesco predicava gli uccelli, e qui in questi tavoli hanno siglato il passaggio di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus. Chi c'era? Sì, c'erano tutti, ecco, c'erano gli emissari Fiat, c'era il procuratore di Baggio Caliendo, c'era Roberto Baggio naturalmente, e qui fu fatto il Conte Pontello. Il Conte Pontello, esatto, tutta la troupe dei Pontello.
Insomma, questa Paolo è una delle chicche che sei riuscito a scoprire proprio lì in Umbria e che ovviamente non riguarda il ritiro del Cosenza, ma comunque un altro ritiro importante, un campione come lo fu e lo continua ad essere Roberto Baggio. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro con il signor Antonella abbiamo parlato anche di tanti altri retroscena, poi non possiamo darli a raccontare tutti per questione di tempo, e tanti fatti di quell'epoca. Poi qui veniva anche il Perugia di Gaucci per oltre 10 anni, il Perugia che è stato in Serie A, quindi tanti campioni sono passati da questa struttura, per questo abbiamo deciso di appoggiarci qui. E magari può essere anche di buon augurio, visto che il Cosenza passa da Assisi, chissà, insomma, non dico altro. Vedremo cosa accadrà. Intanto Paolo, mi chiedevano un nostro telespettatore chi era il capitano ieri durante la partitella tra Cosenza e Arezzo. Il capitano ieri era Meroni, non c'erano, lo ricordiamo, l'Orazio, non c'era Rigione. E c'era capitano Meroni. Io volevo, tra l'altro, a proposito, sentivo prima che si parlava in studio con persone sicuramente più qualificate di me di schemi. Io credo che il 4-2-3-1 sia ormai lo schema di mister Caserta. E a proposito del Cosenza, ieri ho trovato, come dire, una certa corrispondenza fra quello che si è visto in allenamento, tipo l'uscita dal pressing sulla quale Caserta ha lavorato tanto, l'abbiamo vista, diciamo, in allenamento e l'abbiamo vista anche in partita. Questa sicuramente sarà una delle cose che è piaciuta magari a Caserta. In un 4-2-3-1, magari non so se i tecnici che sono in studio vogliono rispondere, la posizione di Mazzocchi, quella mi lascia un po' perplesso, può trovare posto in questo schema? Allora facciamo rispondere prima a mister Spinelli e poi mister Carnevà. Obbligatoriamente, no, mister Spinelli. Obbligatoriamente. No, mister Spinelli, ma perché le competenze lì davanti ce l'ha lui più di tutti. Vabbè, dai, mister, allora rispondi. Si nasconde, si nasconde. Non vuole dare la risposta. Mister Carnevale si nasconde. No, ma ripeto, al di là, come dicevo prima, sicuramente avere in un organico importante anche la Mantia non è che a un allenatore non piace. Lo disdegna, quindi ecco. Da questo punto di vista, che più ce ne siano e che più ne vengano è normale che poi in virtù delle gare, soprattutto oggi con le varie analisi che tutte le società ormai sono organizzate da questo punto di vista, e in virtù dell'avversario che si va a incontrare, è normale che tu adatti un po' quello che potrebbe essere la fase di non possesso. Quindi sicuramente il Mazzocchi di turno, che se ne parla benissimo di questo ragazzo, è un ragazzo interessante, mi sembra che faccia la prima punta, quindi da questo punto di vista penso che dall'organico che il direttore Gemmi stia costruendo, sta cercando di costruire le coppie in maniera tale che in alternativa dell'uno possa esserci l'altro. Quindi è normale che in primis questo 4-2-3-1 sia il cavallo di battaglia del mister Caserta, però è normale che poi in virtù anche dell'avversario non solo ti preoccupi nella fase iniziale giustamente di andare a fare un pressing alto, di cercare di tenerli più lontano possibile dalla porta, però poi c'è anche l'avversario, quindi in virtù di questo poi le caratteristiche dei singoli fanno parte di un'organizzazione di squadra che è molto importante per cercare di mantenere degli equilibri. Allora intanto saluto di nuovo Attilio, perché Attilio mi chiedono che c'è di vero di Borrelli al Cosenza, se ci sei regalami proprio questo minuto dedicato a Borrelli, ci sono possibilità di un arrivo in rosso-blu? No, per caratteristiche Borrelli sarebbe un guerriero davanti, tra l'altro come giustamente ricordava il mister prima è già stato a Cosenza, ma da quel che ci risulta non ci sono tracce concrete, soprattutto per come caratteristiche per il quale Gemmi si sta muovendo, soprattutto su una punta d'esperienza, quindi al momento poche. Ma sulla considerazione che facevate voi prima, giustamente Paolo ha tirato in ballo il 4-2-3-1, mi vengono in mente due interrogativi. Il primo, Aldo Florenzi del meglio di se stesso, probabilmente da mezzala nel 4-2-3-1, dove agirebbe? Da esterno,
trequartista più avanzato, quindi anche questo può essere poi una chiave di lettura per Fabio Caserta più avanti, e anche il ruolo di Gennaro Tutino. Gennaro Tutino ha dato il meglio di sé in un attacco a due, o in un 3-5-2, o se vogliamo in un 4-4-2, a tutta fascia non credo obiettivamente possa dare il meglio di se stesso, sarebbe anche talvolta sacrificato in compiti difensivi, potrebbe fare il sottopunta su questo punto di vista. Quindi, ripeto, gli interrogativi sono veramente tanti, toccherà a Fabio Caserta rivolgere poi la massima attenzione a questi dettami, come sicuramente farà. Grazie ad Attilio Malera, grazie tante per grazie le tue chicche di mercato, Attilio. Allora, Marcello dice novità sull'oggetto misterioso, mi riferisco a Florenzi. Florenzi sta continuando la sua riabilitazione al centro di Luigi Novello, quindi molto presto ci fanno sapere, si aggregherà con il gruppo che quasi sicuramente nel weekend poi rientrerà a Cosenza. Sulla questione dei abbonamenti, cari tifosi, se vogliamo una buona squadra, questo ha un costo, perciò non lamentiamoci del costo degli abbonamenti e sottoscriviamo il tagliando. C'era Mister Carnevale che prima aveva una teoria. Sembrava che il messaggio l'avessi scritto io, nel senso vedi, ma la pensi magari, così sì, ma qualcuno si lamenta, però dice allora, non possiamo essere la cioè non possiamo pagare noi l'acquisto di alcuni calciatori, perché comunque ci sono anche contributi, ci sono sponsor, quindi magari ci sono tante famiglie che vanno, proprio un'intera famiglia allo stadio, e hanno difficoltà. Questo era il tenore di ieri dei messaggi. Io lo dico un po' da uno che ci è passato all'interno. Quanti accrediti o quante gratuità ci sono durante la stagione? Ce ne sono tante, ce ne sono diverse. È normale che tu vai a vedere uno spettacolo, come vai a teatro, scegli tu che tipo di spettacolo andare a vedere, ed è normale che non per forza il tifoso si lamenta quando tu non hai la squadra. Però vedere le squadre che ti vengono a giocare a Cosenza e magari sperare, ambire di fare poi, noi lo diciamo ogni anno, in ogni trasmissione, noi manca di andare in Serie A. Certo. E prima o poi ci andremo anche noi. Speriamo. Sì, per la legge dei grandi numeri ci andremo anche noi. È normale che se fino ad oggi non si è stata fatta, allora ogni anno si è stata da ricostruire una squadra. Quest'anno invece già parti con l'Italia 2. Se c'è la possibilità e si fa pure comprendere che la voglia, perché noi parliamo di Cosenza, ma se noi allarghiamo il concetto alla provincia, fa davvero impressione la provincia, certo, di Cosenza, certo, quando c'è seguito. Ed ecco perché si potrebbe pensare, con un aiuto da questo punto di organizzato, vista, proprio dal tifo organizzato, dice ok, proviamo a fare uno sforzo, vediamo se facciamo, se riusciamo a far coincidere, a coesistere le forze per cercare di qualcosa di importante. Ma non è dall'oggi al domani, pensiamo di stare vicino alla squadra, pensiamo di crescere, pensiamo di ambire anche noi andare in Serie A. Antonio, ti vedo, buon pomeriggio, grazie per questa striscia quotidiana che ci dedichi negli ultimi minuti, e io me ne dispiaccio perché ti vorrei far parlare anche 20 minuti, ti prometto che nella prossima stagione sarai in studio con me, questo te lo prometto. Intanto dimmi tu le ultime chicche per quanto riguarda il Catanzaro, intanto mostriamo proprio, mentre tu parli, le immagini di questa giornata contro la Fiorentina, questa amichevole che hanno disputato i giallorossi, perché è stata appena postata dai canali social proprio del Catanzaro. Ciao Anna, come sempre un piacere, un saluto a te, ai tuoi ospiti in studio e a tutti i telespettatori. Sì, il gruppo squadra continua a svolgere doppie sedute di allenamento a Cash. Ieri i ragazzi hanno lavorato sulla parte atletica e anche in campo svolgendo delle esercitazioni tecnico-tattiche. Anche questa mattina si è lavorato sulla tattica, e proprio questa sera, tra poco, alle ore 18:30, il Catanzaro sosterrà a Cascia la seconda amichevole contro la Pontano, che è una squadra neopromossa in prima categoria umbra, e domenica stessa ora, stesso posto, ci sarà il Latina, che come sappiamo militerà anche il prossimo anno nel girone meridionale di Serie C. La novità del Catanzaro, come anche stata per le altre compagini calabresi, un po' per tutte le compagini professionistiche, è l'avversario di Coppa Italia. Un po' a sorpresa il Foggia, e a sorpresa anche questa allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sabato 5 agosto alle 18. Il Ceravolo era indisponibile, quindi era peraltro anche impossibile richiedere l'inversione di campo, perché anche lo Zaccheria non è a posto ed è interessato da lavori di restyling, quindi la scelta alla fine è ricaduta sull'unico impianto calabrese che al momento non presenta rischi chiaramente per l'ordine pubblico ed adeguato a ospitare una delle quattro gare iniziali del trofeo. Quindi chiaramente il Catanzaro affronterà l'avversaria incontrata più volte nella sua storia a causa dell'assenza dal tabellone della Regina dell'Ecco, una squadra che ha ufficializzato solo ieri anni il suo allenatore Cudini,
e deve ancora cominciare la preparazione, quindi è una squadra un pochino in ritardo. Poi qualora il Catanzaro andasse avanti incontrerebbe 32esimi l'Udinese, poi eventualmente la vincente di Cagliari-Palermo e poi chissà a San Siro il Milan. Eh sì, infatti c'era il mio figlio ieri che guardava il calendario e diceva ci potrebbe essere anche uno scontro con il Cosenza, ma ho detto stai facendo veramente fanta calcio questo, perché c'erano squadre come Atalanta, Milan che devono incontrare andando avanti, Cosenza e Catanzaro, quindi insomma veramente andiamo un po' troppo oltre. Purtroppo non so quanto tempo a nostra disposizione abbiamo, forse siamo proprio in chiusura, quindi ringrazio Antonio Battaglia che sicuramente spero di ritrovare anche domani per l'ultima puntata di questo Il Ritiro con i Lupi. Vado a salutare anche Paolo Talarico, perché Paolo so che insomma anche pomeriggio avete un po' di lavoro da fare, prima fate un tuffo in piscina visto che siete a pochi passi con la piscina, ecco. Sì, siamo a pochi passi dalla piscina, adesso mi sono spostato perché il sole ruota per evitare appunto i controluce, però la piscina c'è, ma noi saremo impegnati fra poco con l'allenamento del Cosenza. Tra l'altro volevo aggiungere, sono d'accordo con Attilio quando parlava del 4-2-3-1, poi insomma giustamente i tecnici lo sanno bene, gli schemi possono essere anche cambiati in corso d'opera, si inizia con uno schema e si prosegue con un altro, però io avevo chiesto appunto di Mazzocchi e chissà, magari domani qualcosa in più su Mazzocchi potremmo saperla. Non dico altro, ma potremmo sapere qualcosa in più su Mazzocchi. Allora seguiteci perché domani qualcosa in più ve la diciamo. Grazie a Paolo Talarico, grazie ad Andrea Spinelli e anche a Luigi Carnevale. Io vi ritrovo qui domani per l'ultima puntata. Grazie anche ad Antonio Battaglia se è ancora in linea. E grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Arrivederci. Dal 1977 San Vincenzo produce i salumi tipici della tradizione calabrese. San Vincenzo, vero salume di Calabria. Ciao tesoro, come andate il lavoro a Roma? Giornata lunga, non vedo l'ora che sia il mio compleanno. Ho già preso un regalo che ti piacerà. Hai preso qualcosa per la casa? Non sarà mica l'anello per la proposta che sto ancora aspettando? Luca? Luca, scherzo, una collana sarebbe perfetta. scintilleshop.com, il portale online di Scintille Montesanto dedicato alla vendita di preziosi in assoluta sicurezza. scintilleshop.com. Da oggi il web fa scintille. CCR Energia è il fornitore di luce e gas che ti ascolta con attenzione e sa offrirti soluzioni trasparenti e vantaggiose. Vieni nei nostri uffici in via Trieste a Rende o contattaci allo 0984 33011. Chi dice che non puoi essere te stesso e seguire il tuo ritmo? Chi dice che non puoi andare oltre le aspettative? Con Travel Assist Digital Cockpit e Fari LED Matrix, questa è l'estate di Nuova Polo. Who says you can't? A luglio, con oltre 3.000 euro di vantaggi summer e tasso promozionale. Scoprila da 149 euro al mese, TAN 5,99, TAG 7,39. Volkswagen. Sicoli.